La Procura Nazionale Antimafia sta riservando al Sud Pontino la massima attenzione investigativa, soprattutto dopo gli attentati consumati, anche con un carattere elettoralistico, nel triangolo Minturno-Castelforte, Santi Cosme e Damiano. È stato sin troppo chiaro, Franco Roberti, il procuratore nazionale antimafia, intervenendo a Formia per ricevere il premio per la legalità, istituito nell'ambito della 23ª edizione del premio letterario internazionale Tulliola, intitolato peraltro alla memoria del professor Renato Filippelli, quest'ultimo compianto padre di Pierpaolo Filippelli, il magistrato anticamorra originario di Scauri, attuale procuratore aggiunto a Torre Annunziata. La situazione è degna della massima attenzione, cosa che stiamo facendo anche con la Procura Distrettuale di Roma, perché essendo un territorio a confine con la Campania è da sempre soggetto a infiltrazioni e attività prevalentemente, diciamo, di criminalità economica, riciclaggio di profitti illeciti. Il dottor Roberti ha ammesso le difficoltà dello Stato ad appropriarsi e a gestire i beni confiscati ai clan, sottolineando anche una certa impreparazione da parte delle istituzioni locali. Ma il problema della destinazione dei beni confiscati riguarda anche la disponibilità degli enti locali ad acquisire e poi a gestire questi beni e non sempre abbiamo riscontrato questa grande disponibilità. Ma sbaglia chi crede che l'agguerrito crimine camorristico si può battere istituendo una sezione distaccata della Direzione Investigativa Antimafia. Io sono contrario ai distaccamenti, credo che le indagini vadano concentrate, vanno fatte bene. Quello che è importante è avere sul territorio le forze di polizia. La centralizzazione giova al coordinamento e quindi giova all'efficienza dell'azione di contrasto. E infine un pensiero al dottor Cesare Sirignano, il PM minacciato dai casalesi ed uno dei più fidati collaboratori di Roberti alla Procura Nazionale Antimafia. Insomma, si tratta di un collega particolarmente esposto, come altri pure lo sono.